Pronti? Allora, Orianna, forte. Vai, Kaisa, ok, ma... Hanno mandato Dremelsi. Quindi, Ansama godo che sono forzati a ottimizzare le draft bannando di carry. Questa roba mi fa godere, questa roba mi fa godere. Cioè, Ansama è il meta di Ansama, cioè godo, sborro proprio. Aiuta un botto i G2 in draft, sta roba. Vai, secondo me è troppo situazionale come champion per Blaine piccarlo, ma magari sono io, eh. Mi hanno bannato Draven, che fate? No, non credo. Non intendo, no capiru, no capio. Giusto. Sai Rakan? Non dai info. Ti counterpicano comunque, Rakan e lo blind picano. Sai Rakan? Oppure vuole fare altro? O vuole il winning support? Kalista bannata, Sha bannata. Dream team nei mondiali. I player più forti per ogni ruolo. Mi sa che ce li hai qua. Mi sa che ce li hai qua. Perché ora della fine europei. O mi sfugge un player europeo forte. O mi sa che ce li hai qua, ragazzi. Cioè, meccanicamente sai che Mickey X e Caps sono i più forti. Upset, no. Shio per Yike, no. Yike prende tutti gli smite. Manca Crowny. Crowny, ragazzi, manca. Ditemi che almeno loro mettono un po' di frontline per Aziz. Reckless o Uzi? Uzi. Metterò mai Reckless come player forte. Mi dispiace per il playstyle. Però rimane la di carry più forte europea. Perz over Caps. Meccanicamente Caps. Overall, nel senso nella storia. O al momento Perz non vale il mondiale, vecchio. Se no ci arrivava. Non hanno scuse per non essere arrivati ai mondiali contro coi team che ho visto, eh. Giocatore più forte, penso Caps. Danno scelto, detto Blue Side, certo che sì. Ve l'ho già detto come funziona. Red counterpick, Blue Side broken champ. Blue Side fa il vantaggio. Posizionamento del Nashor dopo i 20 minuti. E ti fa vincere tutti i game. Tutti i game. Cosa piccano qua, ragazzi? Qua. Allora, i VBG. The Shy, cioè. The Shy Broken Blade, questo è il matchup che voglio vedere. Molti dicono che The Shy è forte, ma è in fase calante. Io sono d'accordo con loro. Reputo comunque che The Shy è più forte di Broken Blade. Oh, io, però, Broken Blade non gli pulisce le scarpe a The Shy. Non è le palle di giocare Bardo, non rompere i coglioni. Orianna Xayah Rakan. Playmaking jungle serve, sì, e. Carry top. Oh, io, però. Però hanno un fall off incredibile. Cioè, allora sono i classici pick di merda dei G2 e mi piace. Però devono avere culo che i VBG trollano. Perché Yone non è ottimale contro, secondo me, contro voi. Perché ci arriva. Crisp quando giocava nei FPX mostruoso. Ero veramente Yone qua godlike. Non lo so, secondo me. Secondo me, allora, Xayah Rakan contro Leona Kaisa. Allora, skill matchup. Leona contro Rakan, perché se Rakan preme R, Leona si mette davanti, preme Q, Rakan si becca Leona, si autostun. Però non è per quello che lo counter. Vabbè, Rakan non può mai andare in, perché l'ICC e il DPS che ti butta Leona inseguendoti su lane lunga la turnano facilmente. Perché poi Kaisa ti va a matchare Xayah, magari la ulta dietro, iniziano a kaitarla, a flasharli la ulti e quelle troiate lì, quindi... 2v2, early, magari se prendono il push, Xayah Rakan, dopo il primo back è già skill matchup. Quindi prima del primo back vince Xayah Rakan, poi dopo il primo back è skill matchup, dopo il livello 6 skill matchup. Che Xayah Rakan, non è Xayah Rakan, ma secondo me è leggermente a favore di Leona, dopo un po'. Azir Orianna, Azir Scala, vai contro Rell, boh, non mi interessa il matchup in giungla, uno è mezzo carry, l'altro è un tank. Vai con quella comp, non aiuta molto Azir, ma Azir ha doppio tank, Leona Xante buono, finalmente un team che lo fa. Vai però contro sta roba qua, non è buona perché c'è Xayah, Orianna non può venire burstata perché magari builda Zonia, Ren non può venire burstata contro Broken Blade, secondo me è forte. A pick Broken vincono i G2. E... vincono i G2, però secondo me, fender la draft... Azir contro Orianna worka troppo e un pick che scala, quindi cioè, non vedo il modo. E poi dipende. Yone early game non è un champion che sono bolla, credo. Non voglio dire una troiata, non conosco. Quando parlo di Yone non conosco il matchup. Penso di vedere i VBG. Attenzione, mi hanno spoilerato che hanno vinto i G2. Ve l'ho già detto prima, un figlio di troia me l'ha spoilerato. Io vedo comunque vincenti i VBG e devono trollare. No. E poi ha bannato. L'ho insultato perma con un vocale che ho fatto sentire prima e ho dovuto cancellare il voto. Però allora, anche qua parliamo dei G2 contro il seed 4 contro il seed 4 cinese.
contro il seed 4 cinese. Non parliamo dei G2 contro i primi seed. Quindi penso che vedremo, anzi vedrò, perché magari qualcuno di voi l'ha già visto, finalmente vedrò il livello dei G2. Quindi da questo game vi dico finalmente se i G2 hanno la stoffa per fare top 4 al mondiale. Finalmente. Perché? Way here on his red buff start. Slow him down some, perde minion. Won't be able to get much from it. We'll of course drop a ward, get some additional information. Vedono lo start di Vi, probabilmente fondamentale per loro. Ovviamente ci mancherebbe altro. Scusa, ma porca puttana, Broken Blade. Scusa, ma ha perso una wave? No, non ha perso la wave. Ha perso comunque un minion 2. O li ha presi tutti, che non ho visto. Zero ne ha persi? No, non parlo di esperienza, ragazzi, non di lastite. Lastite non me ne frega un cazzo, parlo di esperienza. Bravo, Gabs. And I was just going to mention, you know, on the top side, the Shy looking to punish Broken Blade harassing. Broken Blade è andato a guardare, ha visto lo start di Vi, così ora sta facendo un invade Yike molto interessante. Ricordiamo che flash di Light. Ah, perché ha visto. Ora qua. Possono farlo? Allora, Yike non ha ancora perso uno smite da quando lo conosco. Per me è scripta. Non ha perso uno smite, Yike. Yike scripta, non può perderlo. Yike fa schifo. Non c'è Xayah, non c'è Xayah, non c'è Xayah. Scherzavo, ragazzi, non scripta. Yike il migliore. Viene outsmattato da Weiwei. Mi dispiace un po', signori, peccato. Volevo caricarlo un attimo. Ho cercato di caricarlo. Broken Blade sta proxando in top lane. C'è la Confident in culo, Broken Blade, immagino, coglione. Gil, fermettiti a destra. Bravi, ragazzi, scusate. Bravi, bravi, bravi. E qua c'è il top del top, finalmente. Cercano un kill, un flash preso su Xiaohu. Niente male. Niente male se lo prendono. Max range, un peccato. You mentioned the trade that Caps was looking for earlier. Campo livello 2. Non se lo provo a rubare, ma non credo. Sì, lo fa. Bel campo livello 2 di Raptors, croccante, più esperienza. Hai già visto i T1? No, non ho visto i T1, non ho visto i JDG. Mi hanno spoilerato sto game, ma gli altri due, se qualcuno mi dice qualcosa, lo riempio di pugni! Di pugni! Di pugni! Di pugni! Bravo, Mickey. Rompi i coglioni, Mickey. Farm mid nella norma. Non sta rischiando niente, ragazzi. Non sta rischiando niente, Caps. C'ha il TP pronto, c'ha i minion buoni, solidi. Mickey, bel lavoro attorno a mid a clear la vision. Bravo, Mickey. Questo voglio vedere. Molto, molto bravo. Bravo nella steat, Caps, Voglio veramente capire, ragazzi, il meta, perché la gente continua a blimpiccare Orianna, ma cioè Azir rimane un cazzo di Azir, capito? Cioè, è proprio free matchup per Azir, free scaling. Orianna è veramente è turbo broken quella roba lì, se continua a blimpiccarla. Oh. Yeah, a bit of action. You know, Yone putting his face into the enemy as he generally does. Broken Blade, I think if you're gonna pick this pick, generally you want to be doing stuff with it. You don't want it to sit back and farm. So, like to see how proactive he is being in that top lane as we're taking a look at the XP. And level Caps the first one to hit level 6. Broken Blade following up right behind him. Now, Xiaohu will be hitting his as well right now as he returns to lane. Confident Broken Blade, mi piace. Bello Broken. Però spike late, spike late, no, Yone, giusto? Roaming potential di Broken Blade che scende.
Yeah, absolutely. We want to take a moment to present our feature. Due item, non so, forse due item aggiunge qualcosa, ma penso sia più tre item. Due item, allora, io sono dell'idea che Yasuo e Yone sono turbo rotti, eh. Però difficili da far workare in competitivo, ma turbo, turbo, giga broken come campioni. Bel lavoro di Caps, là con la Vision. Sai, Rakan sono molto più forti di Kai'Sa Leona al momento, perché c'è Kai'Sa senza flash per 10 secondi. Praio bot, quindi si muove la di carry, mentre l'altra di carry non può muoversi. Clearing di Mikix, bella la presenza qua dei G2, molto molto bravi. Se la stanno giocando molto bene i G2 al momento. Eventually does make his way, and this is a very slow dragon that is going down right now, and already they're gonna get that poke on Hansama, and immediately G2 just gonna back away. Quindi questa è stata una decisione che non sono riusciti a portarsi a casa. Kai'Sa ha fatto in tempo a farmare tutta la wave, non avevano il DPS per farlo perché hanno rel jungle. Questo vuol dire che non hanno l'intelligenza per capire che non si può muovere, che non si può, non potevano tirare giù il drago con quel DPS. Non si poteva muovere Caps. Quindi non hanno contato il danno di quei campioni lì, quindi c'è un punto debole nei G2 che è enorme. Potrebbe essere Yike. Potrebbe essere Yike. Mamma mia, Broken Blade. Oh, perché? Perché? Perché non chiuderlo? Sentiva odore di Vi? Non avevano il DPS? Non conosco il DPS di Yone, eh? No, Hansama non è punto debole per me. Potrebbe essere Yike il punto debole. È al primo mondiale Yike, ragazzi. Sitting at half health here. E allora Yike è rookie. Dovrebbe... Vabbè, vediamo, vediamo, magari Smurf. Secondo me, comunque, per essere rookie... Beh, non... Quanti anni ha Yike? È incredibile. Da rispettare come player. Oh. Si butta in Yike, però c'era Vi pronta. Full combo, 100-0. Con che DPS andate in? Arriva anche Caps. Arriva Caps, arriva Caps. Però arriva anche Leona con Nazir. Devono stare molto attenti qua. Mamma mia, Wave che hai fatto. Bella la Shockwave. Mamma mia, che hanno fatto i G2. Bellissima qua, ragazzi. Pensavo la controturnassero. Cioè, pensavo i VBG stessero per stomparli in 2v3 con l'arrivo di Leona Azir. Shockwave, bellissima. W eroica. Into Caps ancora. Non pensavo avesse sto danno. Mamma mia, Azir. Da dietro la torre, si butta in doppio flash. Torna. Mamma mia, finalmente, finalmente. Questi sono i game! Questi! Bellissimo qua, bellissimo. Xiao incredibile da dietro la torre. Si butta in flash doppio. Yike torna in, boom. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo. Non ha il TP Caps, però non lo può divare perché c'è anche Rell. Xiao non fa il figo, dai, non lo per i coglioni. Non c'è il DPS, stai buono. As Xiaohu flashless could look for something on the top side, but it doesn't look like they want that. G2, they're going to be the ones that settle it down. They're going to be the ones that get that early lead, and they say, hey, there's a free Rift Herald right here. We can just take it. As you were saying, Wolf, maybe Weibo could have looked that direction as well. Mostro devi cenare, eh. Going to end up in the lead. Grazie, Alshama, 20 minion sopra, eh. Bravo, Not. The initial play around that control ward was so smart. E l'hanno fatta flashare nel 2v2, mi pare, Light. Però c'era Rell dietro, actually, no? Che ha flashato. Non male, insomma, contando che li devono bannare anche Kalista e li devono bannare anche Driven. Non male qua, ragazzi. Non male il ragazzo, non male il ragazzo. Voglio una cena.
Dovrei avere roba da cucinare. Poi c'ho la queen di Masterchef in casa, quindi sono a posto. Vai a Sama! Scherzo, volevo caricarlo. Tirami ste piume. Balla il cigno, l'incredibile Volpero. Fa vedere il replay, no? Full combo su Ione, sciolto, giustamente così. Migix arriva, sanno che sta arrivando Orianna prima di Azire, prima di Leona, vogliono prendere almeno una kill. Si butta in modo, per me, molto... È bella la roba che ha fatto Weiwei, perché contava Azire e Leona lì, no? Voleva prendere un attimo... Ho avuto la fortuna di giocare, non so mai esplodesse quel bimbo merda, che se lo trovo contro lo umidio. Caps Shockwave doppia, into doppia V di Migix, into flank di Xiao, incredibile. Mamma mia, Xiao mi fa sborrare. Axau. We saw Broken Blade getting attacked by two members of Weibo. Really great gang setup on the top side. Incredibile, Axau, Mikix flash ha molto, molto, molto bene. Giving G2 the opportunity to turn things around. Now they find themselves with a pretty healthy gold lead, and the moment that G2 were in a gold lead. Forse doveva aspettare un attimo Weiwei prima di flash in. Li chiudevano sotto torre, li devavano con Leona che tankava. You're our G2 person, and every time G2 starts to win in a matchup, the people are a little bit nervous about you appearing. Here we go, another fight. Vidius just appears right at the right time. G2 are winning. Vidius is here, and now G2 is here. Bravo, Crisp is just gone as G2 dive and... Almeno Crisp però muore con dignità, vero ragazzi? Azir muore con dignità, ecco, con dignità. Azir, Crisp muore con dignità. Bravo Crisp. Secondo voi ragazzi, quando un asiatico perde da un occidentale, cioè, si sentono umiliati? Secondo voi, è una domanda. Un fan asiatico si sente umiliato da un team europeo? Tipo che tiltano a sfac. Meaning that the next objective that they're likely looking to contest is this dragon, but you can already see Weibo back. È come quando EU perde da NA, anche secondo me. Harakiri, scudi shate, poi. Se perdi da NA, come dice, quindi per loro noi siamo le NA. Hansama, so he was able to with that additional gold he picked up bottom side. Shy is looking for something here, or at least the Shy is looking to punish perhaps. Mamma mia. Broken Blade has to go back. Due draghe per VBG. Voglio capire che fanno i G2, perché cioè, sono avanti, ma cioè, Ione ha detto 30 minion a un tank. Cioè, io lo devo prendere come matchup. Io devo prendere quello che vedo. Cioè, Ione è indietro a un tank con un carry. Un tank che sarà che è broken, dato che fa un botto di CC. E c'è Azir come main DPS. Cioè. You're starting to look for these outer towers. You can see G2 with Yike mainly focusing his attention towards the bot side of the map. Okay. Wanting to try and secure this outer objective so that they can actually unlock that bot lane and maybe even move them top, move them mid. If an opportunity arises to get more plates, those will be falling off within the next minute. Caps, farm è buono, Azir, farm è buono, nulla da dire, perfetto come sta giocando Caps. Perfetto come sta giocando con Caps, perfetto come sta giocando anche Ansama. Domestically we often saw him go for the hull breaker and be this perché non ha lottato Ansama? Ansama caught out a bit here. He's stunned nearly 100. Che cazzo fa? Ansama caught out a bit here. He's stunned nearly 100-0. Finally goes. Perché non ha ultato? Perché non ha ultato? Perché non ha ultato Ansama? Che cazzo fa Ansama? Non ce l'aveva, ce l'aveva. Che cazzo fai? Ulta. Ulta, ecco. No, non farmi ricredere. Non farmi ricredere immediatamente. Oh, troppo. Porco Dio! Mikix che... Toccante Mikix che prova a salvarlo. Cioè, imbecille, peggio che mai. Toccante, mamma mia, Mikix. Toccante Mikix, toccante. Toccante sacrificio di Mikix. Lacrime in chat, per favore. 700.000 lacrime. Kai'Sa ora è 30 minion sotto, ma c'ha due kill con letality build che spike. Perché Ansama non ha ultato secondo voi ragazzi? È up la ulti qua vedo. Non ha ma la ulti? Mikix rimane Mikix. Avrà laggato, ma che ha laggato? Ma che cazzo ha laggato?
ha trollato e basta. Non ha la reaction per lottare un ulti di Leona, per favore. Probabilmente non pensava ci fosse Vai e ha trollato. Pensava che era la 2v2 e che quindi poteva tornare con Rakan sicuro. È un clown. Però non può rischiare, cioè non può regalare una roba simile. Torre però in bot. Nel frattempo, ragazzi, molto 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 bene per i G2. Tornano in vantaggio di gold immediatamente. Solido. Se i G2 piccano Ione contro un team forte, il game è finito di default. Perché se vai 0-1 contro i VBG, con tutto il rispetto, so che The Shy è incredibile, ma così come è incredibile The Shy, è incredibile Bin, è incredibile Cold 3-6-9. Avere Vision DV, e allora è un figlio di Troia Osama, e chi non lo dice è un figlio di Troia. Dai tempo a Broken Blade. Non do un cazzo di tempo a Broken Blade, perché se lui ha il tempo vuol dire che i VVG stanno trollando. Contro un team forte perdono 20 minuti. Caps bravo comunque. Vedo zero rischi mid. Non ha fatto niente. Però si è mosso bene in top al momento perfetto. Xiao ha followato. Caps sta giocando leggermente meglio di Xiao. Ha fatto 3 movimenti almeno Caps verso top, ho visto. Perché ha dovuto ultare e andare via la ulti. Kaitando indietro non ci arrivava neanche, vai a ultare. Avrei dovuto fare flash ulti. Intanto ultava il flash. E se flashava Rakan arrivava prima, poteva prendere un po' più di tempo. Quella sta call. Bravissimo Crisp. TP preso. Non è male questa roba qua. Vediamo se Orianna gruppa. Sì, Orianna gruppa. Orianna vuole gruppare, ragazzi. Non so, ragazzi, come va a finire. Perché, cioè, per me, cioè, non voglio dire una troiata, perché non lo so, ma Xante per me è più forte di Yone al momento. Era il fatto, tradano l'Herald per metà HP. Devono stare molto attenti, metà HP della torre. G2 sanno. Mamma mia, The Shy si butta in, prende il flash di Orianna. Ma The Shy vuole ultare out per cercare di salvare. Mamma mia The Shy, mamma mia The Shy. The Shy, puoi morire per favore. Oh no, poi Isco The Shy, cioè sembrava Faker. Qua ha preso l'ultimo, il flash di Orianna. E questo flash di Orianna può essere letale. Qui prende Broken Blade, cerca di salvarsi il culo. Salto out, unstoppable, va via. Fortunatamente, ragazzi, riescono a collassare. La kill va su Ansama, molto molto bene. Ma Cristo Dio quanto è forte The Shy. Porca puttana. E c'ha solo un item e mezzo. Meno male che la kill è andata a Summer, ragazzi. The Shy in pick, miglior top laner di sempre. Non lo puoi dire. C'è Khan che in pick era incredibile. C'è Noguri che in pick è incredibile. Forse dei tre Noguri è il più scarso, perché è quello che ha meno macro. E si vede quando gioca. Io rimango dell'idea che il top laner con più macro che ho visto è Khan. Poi non ha mai vinto un mondiale, quindi ecco il problema del team player qua. Stesso problema di Noguri, stesso problema di Khan. Tutti e tre hanno sempre lo stesso problema. Tutti e tre, stesso problema uguale. Bellissimo ulti di Leon. Bello. Ci sono gli asiatici che scrivono G2 win. Godo, si stanno convertendo. Aio, poi 3 draghi VG, quindi hanno una win condition. Sono pari. I G2 non faranno mai un cazzo contro il team forte. G2 non faranno mai un cazzo contro il team forte. Xiaohu fa ripulizione. Yone recolla, magari si prende la kill. No. Chi data la Khan? Bravo, bravo. Secondo me qua bravo Xiaohu. Non poteva fare altro forse qui, ragazzi, eh? Che dite? Meglio di niente. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Comunque, non gli do la colpa ad Ansama qua di sta roba. Mamma mia come ha giocato. Mamma mia come l'ha giocata Weiwei. Mamma mia come l'ha giocata Weiwei. Questo forse è il miglior, forse la miglior play di un jungler che ho visto.
e là ne hanno fatte milioni di belle. No, no, Sama non ha sbagliato l'ulti, ragazzi. La combo quella lì non poteva predittare. L'ha fatta più corta del previsto la Kuva. Se la caricava max range magari poteva pensarci, ma l'ha caricata leggermente prima del max range, ha flashat. È stato incredibile. Qua The Shy non ho capito se ha fatto sta roba semplicemente per prendere un attimo di tempo per fare il drago e andare back, ma secondo me non è esattamente così, perché se Leona qua non prendeva la trima in ult, The Shy è solo trollato qua, ragazzi. Non voleva sacrificarsi per il drago intatto. Flash preso di Light, Mikix, incredibile. No, non è morto per il drago. Devo aspettare anche un attimo, non è un problema. Vedete qua? No, no, non poteva volta in tempo. Poi ha preso, dopo la Q ha fatto l'ulti Wei Wei, quindi non poteva volta. Q e boom, bellissimo. I mean, I will say that's the second time now we've seen Hansama not really respecting his opponents there. We saw it in the bot lane getting ulted by Crisp. We see it again here with a great initiation from Wei Wei. The gold is dead even. G2 do have the map. 3 draghi a 0 contro Xayah Rakan. Now the Baron becomes a difficult thing to play. Particolari G2. Sono sotto 3 draghi con winning bot lane, skill losing matchup mid lane, non lo so. Però è 2-0 3 caps. Con Zonia, quindi il pick di Vi diventa già meno utile perché non può ultare nessuno a parte Broken Blade. La G2 col, allora, il macro dei G2 è riuscito a ultare. Ok, non vinceranno mai il mondiale G2. Vi dico già questa roba qua perché è il terzo errore di macro che vedo. Magari poi funziona. Non vinceranno mai il mondiale G2. Non c'è proprio speranza, ragazzi. Se comebackano sto game è solo per draft gap o per il chief pick. Non c'è una chance che i G2 siano... Anzi, se rigiocano questo game probabilmente vincono i VBG a mani boss. E ripeto, parlo così solo perché un figlio di puttana mi ha spoilerato la partita. You know, despite the gold deficit that Weibo had earlier on in the game, I mean, this is really going to be the most important fight right now because this is a Cassante with Mountain Soul. You cannot give that up. Yeah, and already on this Red Bull Baron power play, about 4,000 gold already into the hands of Weibo Gaming. And now look at G2. They're all in the river. They want to challenge this one. Hansama has the cleanse this time around, but just want to get this Mountain Soul. G2 making their way into the pit. Yike, non ha preso nessuno. Crisp in mezzo al fight, dammi una kill al carry, grazie al cielo, ulti di Vi sul coso. Rimane solo Hansama, flash di Hansama, flash di Wei Wei su Hansama. Bella la E. Ma cazzo, non ha vinto sto game, com'è possibile? Ah, che sia chiaro, non reputo il primo seed, anche se i G2 dovessero vincere sto game, cosa che fanno, perché me l'hanno detto, i G2 non sono più forti dei VBG. Questo vuol dire che il primo team europeo non è più forte del seed 4 cinese. Bella merda. Però se vincono sto game dovrebbero avere chance per fare top 8. Almeno questo. Okay. Easy hanno vinto il game. E me l'ha detto un tizio. Infatti mi ha fatto incazzare un botto. Ma cazzo, l'hanno cambeccato sto game però. L'Elder Drake o il Drow, il Nashor. Hanno trollato al Nashor o all'Elder. Perché il game è open. Cioè il game è finito qua. Cioè se fightano ora 3 item Xante e un item Yone, cioè è finito il game qui, ragazzi. Non ha senso aspettare di fightare per quanto guarda i VG. Potrebbero forzare qualsiasi cosa istantaneamente e sarebbe finito. It's hard to criticize G2's choices they can make from here because there aren't really any good ones. Quando l'ho spoilerato? Me l'ho spoilerato su Telegram. Uno che mi fa di guardare una roba e mi ha spoilerato che G2 avevano passato il turno. Ma coglione io. Non devo, sono fuori da Telegram, da WhatsApp e da Instagram. Non è che mi ha preso per il culo quel figlio di Troia. Non è che mi ha preso per il culo quel figlio di Troia, i G2 hanno preso il cazzo infinito. Non è che quel pezzo di merda mi ha preso per il culo e vi state ridendo alle mie spalle? Non è che mi ha preso per il culo, ora sembro imbecille a parlare così. Non è che quel figlio di Troia mi ha preso per il culo. Ma cazzo è possibile?
È l'unico modo per vincere i G2 è che gli altri trollino al Nash o all'Elder Drake. Non è possibile. Non c'è un modo per vincere il game. Non c'è. C'è un item e mezzo avanti Xante. Un item intero avanti Vai. Tre item Azir, tre item Orianna. Vince Azir. È questo. Dopo questo Xau, bellissimo. Mamma mia. Mamma mia, Mikix. Veramente Mikix è il player più forte del mondo. Shutdown su Yone. Kill su Crispla. Double kill per Broken Blade. Nashor. No, Mikix, no G2. Mikix. Il secondo support europeo più forte di sempre. Mikix. Lo fanno? Rischiano? Lo fanno? Shout out? Lo fanno, fallo. Guarda Sama! Dai Sama, dai! Dai Sama! Oh no! Dai al Sama! Aio! Bello al Sama, bello! Bellissimo! L'altro aveva culo che Light non aveva mana e neanche le mani, probabilmente. Guarda che roba! Ha cancellato 6 basic Light. Ecco. Bravi! Bravo Ansama! Shutdown su Ansama, e prima ha preso Broken Blade e due shutdown into Nashor. C'è The Shy vivo, dategli, massacratelo. Non serve il flash, Mickey, doppio flashette dei figli di puttana. No! E fa Way. Ah, no! Ha sbagliato il recall, Mickey! Mika, no! No! No, l'ha stoppato! Ma sei un pezzo di merda! No, aspetta. C'era Leandri, c'era la stack di Leandri. C'era Leandri. Mikix, no. No, pianto in chat per Mikix. Pianto in chat per Mikix, ragazzi. Bello sto game, bello. Allora, Ansama è molto più forte di Kai'Sa. Kai'Sa c'ha la Lethality build che non spike un cazzo nel game, immagino. Che è Lethality. Kai'Sa se becca la Shockwave non è brutto. Elder Drago. Elder. Overextended in some of their engage potential. We saw there the pick on the Xiaohu. It comes down to 2 item e mezzo contro 3 item e mezzo top laner, però carry. Sante poi ignorato se riescono a beccare i carry. Lo startano in G2 addirittura. Mikix spreca la W errore. La Xia si butta in su Mikix. Trolla Yike. Bella l'ulti perché non ha ultato Ansama. Ansama riesce a ultare e... Madò, che è successo? Bello! Lo vincono? What the fuck? È morto. Ansama. Cos'è quel knock-up che ho visto? Cos'è quella roba? Non ho capito. Cos'è successo? Cos'è quel 4-man? Ah no, ok, aspetta. Cioè, è stato un casino. Allora, Azir arriva ultra 4 persone. Shockwave su 4 persone? È Shockwave su 4 persone quella. Oi, no pro. E Broken Blade? L'ultimo e due. Caps. Mamma mia. Ha fatto 1v9 Xayah più Caps. Yone non ha fatto un cazzo. Ha dovuto Xayah più cosa. Pensavo Yone avesse smurfato. Non ha fatto un cazzo Yone.
Non ha fatto niente in fine del Broken Blade. Fa quel Xante, 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 Xante. Non fa niente Broken Blade, inutile, completamente ulti alla fine. Inutile, non ha fatto niente io in questo fight. Ha fatto tutto Caps e Hansama. Ah no, Dumb Crop, Caps e Hansama. Poi Crop. Poi Crop che ho visto mentre c'era l'ulti di Azir arrivata. Questo è, penso, il fight più bello che ho visto al mondiale. Wow. Poi Crop. E Migix che ha fatto? Migix lì in mezzo che rompe il cazzo. Madonna mia, Caps, Caps incredibile. Mamma mia, Caps. Elder. Questi sono tutti i replay. Pari, però l'altro ha la soul. It's Elder against Mountain Soul at this moment in time. I mean, this is going to be pretty interesting to see how G2 can utilize the next. L'ulti di Yai che era bella, eh. L'ulti di Yai che era bella, l'ulti di Mickey che era bella. L'unico che non ha fatto un cazzo è Broken Blade. A minute 20 as you mentioned, but there's still so many turrets up here to break through. They can't threaten any inhibitors. So as long as Weibo. Però erano 6k indietro un team che fa schifo, però erano, stavano dominando, hanno trollato. G2 non c'hanno il macro per vincere il mondiale. C'hanno le meccaniche G2 su Caps, Mikix e Hansama anche, e forse anche un po' Broken Blade. Non c'hanno l'intelligenza G2 per vincere il mondiale, è inutile. Troppo, ho visto troppo basso il macro che ho visto. Ok. If you get a pick, I mean you can end this game. Weibo have to respect this and give this inhibitor up. Mi sa che mi guardo i JDG dopo e tengo per ultimo il turno. Esploso. Hanno esploso Azir. Hansama? Bello. Mamma mia, The Shy mi fa sborrare. The Shy. Che fanno? C'è Mickey slow, ragazzi, non avete le ulti. Hanno ancora l'Elder, però. Ok, arriva una. Flash. Oh! Bello! The Shy? Mamma mia, The Shy, perfetto. Perfetto, The Shy. Ha finito l'Elder? Bellissimo, Crisp, bellissimo! Mamma mia. La torre fa male, eh. La Caps! Dai, ecco, figlio di troia! Tazza con lo zone bellissimo! Wait! Ai, 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 ho male per i G2. Ho male per i G2. Oldolo. Non è vero. Ma che cosa? Oddio! No, ha stoppato Yoni! Crisp! Guarda Broken Blade! Ti ammazza due! Ti ammazza un altro Broken Blade! Bellissimo Broken Blade, bellissimo! Oh, Nocrop! Oh, that's no Kassadin, that's no XPK, but he's almost able to pull it off. Parenta, and Weibo still have three members alive. They still have those members alive. Now Shao used his teleport. This is going to be a long breakdown, but critically... Qualcuno ha trollato il suo fight comunque. Bellissimo, perfetto, perfetto, 100-0. Si butta in Yai, shockwave di merda, ok, ha trovato Caps. Fanno un Nashor? Fanno un Nashor VVG? Ha fatto un Nashor? What the fuck? Ci sono io sopra, scusate. Hansama sta trollando. Hansama, deve ignorarlo. Deve Hansama. Guarda Hansama, guarda Hansama. Non può farlo questo. Deve ignorarlo. Hansama. Qua sta trollando. Ha perso il game. Se perdono, ma non credo.
4 l'altro, insomma, deve ignorarlo. Ed è killare di là. Wei Wei qua doveva morire instant. The Shy ha fatto un Shy ancora vivo. Shy è incredibile. The Shy è incredibile. Cioè, The Shy ha fatto delle robe. Guardate qua, che qua avevo male per i TP. W full combo, ma c'è anche il TP di The Shy che non mi aspettavo. TP di Orianna, TP di Yone. Yone che poteva rimanere lì a rompere un po' i coglioni, a dire la verità, ma vabbè, in realtà non... No, in realtà è giusto. Non lo so, se chiudevano il TP ce la faceva. Se chiudeva il TP ce la faceva, però l'hanno bloccato e ha preso 2 kill, quindi... Cazzo, applaudi. Oh, manco. Guarda come cambia il volto di... Guarda di questo, guarda come cambia quando vede che ha fatto un TP di merda, guardalo. Instant regret. Instant regret. No, hanno usato 2 ulti su uno Zonia. Dai, non fa... No, 4 tipo BG. Non potete fare questo. Bravo, Mix. Non c'è calcio, ne vai. Non c'è calcio, ne vai. No, ult. Eccola, figlio di puttana. La vuoi ulta? Oh, io. Questo clinch di merda. Oh, ti fai ammazzare. Ti fai. Mix, ti odio. Fallo. Smurfate, vi prego. Ma che è successo? Mamma mia, Broken Blade, che culo! Che culo, Broken Blade, che culo! Voleva The Shy, voleva! Voleva The Shy! No, ma no, ha smurfato Broken Blade, ha visto anche Vai, secondo me. Madonna troia, che... Allora, non so se l'ha voluta, non so se l'ha voluta Broken Blade. Secondo me Broken Blade voleva andare su The Shy, non aveva neanche la telecamera su Wii Wii. Non ce l'aveva, ragazzi, ma qua cioè, è giga smurf, non gli capiterà mai più una roba simile, secondo me. Cioè, ha bloccato in volo Vai. Ma per favore. Oh, no, xiao. Ha bloccato in volo Rakan e l'altro, vede? È morto Wei Wei, 4v5. Bella la combo di Yike! Mamma mia, The Shy è morto. Hanno vinto. E finalmente! Finally! E finalmente arriviamo a quella che è la verità. I G2 fanno schifo e non meritano il top 8 al mondo. Se fanno top 8 al mondo è solo perché troveranno a culo più avanti, quando perderanno il prossimo game sicuro, da come hanno giocato oggi, sicuro. Probabilmente non meritavano di vincere né contro Damwon né contro VBG, però va bene così. Forse dai, contro i Damwon forse ancora. Sicuro al 100% che il prossimo game non lo vinceranno mai, perché sono andati indietro sia i Damwon che 5K al quarto seed cinese, ed erano indietro al quarto seed coreano, quindi i G2 fanno pena. Molto bravi a ci spiccare, li voglio bene, bravissimi, sono fiero di voi, se arrivate in top 8. Il prossimo game non so contro chi sono, ma perdono secchi al minuto 18, perché in tutti i game hanno fatto schifo early mid game. Sono sicuro al 100% di questo. Sul 2-2, se beccano un team di merda, fanno top 8. Se ribeccano, se è possibile, se ribeccano team cinese, seed 4, team o anche i Damwon, rischiano di andare fuori. Se i Damwon recuperano, questo sono sicuro di sta roba qua. Perché magari i Damwon vanno lì a bannare. Se draftano meglio, vincono sicuro. Il problema dei G2 è il macro. Non hanno macro i G2. Hanno fatto delle call che fanno schifo. Il primo Baron faceva cagare, il drago faceva cagare. E quando non sai neanche che DPS fai, vuol dire che ti manca tanto. Penso che il problema a sto punto non sia da ricercare nei player, ma un problema generico, perché credo siano tutti player meccanici. So bene che Mikix non parla
in game, perché me l'ha detto Noodles che ha lavorato con i G2. Quindi Mikix non è un player intelligente, ma un player overall meccanico che capisce del gioco ma che non sa parlare. E quindi sicuramente capisce il gioco a quel livello, quindi è forte, ma non parla, quindi non è utile. Caps non ha macro, neanche se vuoi. Yike, devo vedere. Ansama, secondo me, non può collare perché la di carry. Brooklyn Blade è un chiser di merda, quel che vedo, quindi il macro non ce l'ha. Dovevano forse scegliere un jungler migliore, ma Yike non sta giocando male, è un jungler su cui puoi lavorare, è il primo split, quindi secondo me i G2 sono costruiti bene. Il problema sta che semplicemente gli asiatici sono più forti, cioè non puoi di un cazzo, il team è costruito bene, cioè questo devi fare.